Ciao amici, oggi nuovo esperimento. Vi faccio un pezzettino di una presentazione che ho fatto quest'estate, Sats 2020, in una scuola e si parlava di covid, infodemia, epidemia, eccetera, eccetera. Vi faccio due piccoli pezzettini di questa, di questa presentazione perché beh, comunque è invecchiata, nel senso che alcune cose ormai sono cambiate nel tempo, quindi non posso farvela tutta. Però se la volete vedere l'aggiorno e poi ve la porto completa. Di che cosa parliamo oggi? Allora, la prima parte la, ve la porto perché mi, mi fa molto ridere, principalmente. La seconda, invece, mi è venuta in mente facendo il video su Quammen, quello del libro eh, Microgrammi 4. Per intenderci perché non eravamo pronti, eh, dove si parlava appunto di lui che va a chiedere a determinate persone determinati argomenti. In questa presentazione, a un certo punto, parlavo delle figure professionali che spesso vediamo in televisione. Adesso, forse un po' meno, ma nel 2020 le vedevamo molto. E del fatto che ci sia un po' di... Così. Eh, il loro ruolo nel mondo sia un po' evanescente. Nel senso che sembra soprattutto che i giornalisti non sappiano di che cosa si occupano queste determinate figure professionali che solitamente sono medici in questo caso. Mm, lo stesso discorso può essere fatto per tutti, per tutti gli altri temi del mondo, ok? Il principio è, eh, non vado a chiedere a un macellaio come si produce un coltello al macellaio chiederò come si macella un animale non come... che ne so... neanche come si cucina cioè magari ovviamente lui sa qualcosa di questi argomenti ma se voglio sapere come si cucina un determinato pezzo di carne vado a chiederlo a un cuoco non al macellaio, giusto? stesso principio adesso passiamo alla... Ehm, questa piccola presentazione che vi faccio scorrere rapidamente vi racconto due cosine allora, eh, si chiamava appunto epidemia infodemia questa piccola presentazione Iniziava così, chiedevo, che cos'è questo? Beh, adesso meno che voi non siate dei virologi e esperti di eh, micrografia elettronica, è improbabile che voi lo sappiate riconoscere da qui, quindi ve lo dico io. È un echinococcus granulosus un virus che causa la rosolia, cioè una malattia che noi comunemente chiamiamo orecchioni. Che cos'è questo? Qua magari qualcuno di voi un po' più esperto di eh, di storia potrebbe riconoscerlo, è l'USS Enterprise, un cacciatore pediniere del Corpo dei Marines USA. La terza slide, chi è questo, probabilmente molti di voi eh, lo sapranno, si chiama Gianluigi Buffon e gioca come centro per l'Armani Milano. Adesso, forse soprattutto nell'ultima immagine, vi siete accorti che c'è qualcosa che non va. Perché lui non è ovviamente già Luigi Buffon. Ovviamente non gioca come centro, e ovviamente non gioca per l'Armani di Milano. Ditemi voi chi, chi sono queste persone, guarda, non ve lo dico nemmeno. Forse meno persone si sono accorte che anche questa immagine è completamente sbagliata: perché questo non è l'USS Enterprise, non è un cacciatorpediniere, e non fa ovviamente parte del corpo dei Marines. Perché questo è un carro armato, mi sembra evidente. C'è cioè un simbolo nazista, quindi sarà un Tiger. Della seconda guerra mondiale USS Enterprise è una... Una nave, ovviamente E non è un cacciatorpediniere Anche se all'epoca ancora il signor Torpedine non c'era Ancora più difficile Ovviamente questa slide qui Era quella mh, appunto su cui mi volevo concentrare E cioè che questo ovviamente non è un virus Questo non è l'Echinococcus granulosus Che ovviamente non causa la rosolia E la rosolia non sono gli orecchioni L'Echinococcus granulosus... Eh, se volete, è l'agente patogeno delle chinococcosi E non è un virus, neanche questo in questa immagine è un virus Insomma è tutto completamente sbagliato Solo che, mentre nell'ultima immagine quando si parlava di calcio è molto facile capire che c'è qualcosa che non va Guardando questa immagine, se non avete nessuna conoscenza di ambito scientifico È molto difficile orientarsi e capire quali sono gli errori Soprattutto perché qua ce ne sono davvero tanti Quindi magari potreste trovarne uno, ma magari non trovate gli altri Comunque sia, sì, già trovarne uno molto eh, utile perché sapendo che c'è qualcosa che non va potreste eh, prestare più attenzione e magari trovare altri piccoli errori. Niente, questa era la presentazione iniziale che mi piaceva eh, molto fare perché appunto ti dà l'idea del mh, quando ci muoviamo in un ambito che non è il nostro, che non è il nostro vivere quotidiano, facciamo fatica a capire se c'è qualcosa che non va e quindi dobbiamo, dobbiamo, come dire, affidarci a qualcuno di un po' più esperto, ok? Però attenzione anche a chi ci affidiamo, ma non tanto alla persona in sé, cioè non tanto alla figura professionale, ma alle domande che poniamo a questa persona. Perché? E andiamo avanti. Qua vabbè, facciamo un po' di distinguo, qual è la confusione tra virus e malattia, il fatto che nei giornali sembra nessuno ancora abbia capito che differenza c'è, che cos'è un'epidemia. Anche questo è molto interessante, ma al massimo se volete ne parliamo ecco qua la slide che mi interessava chi studia le epidemie dove lavorano di che cosa si occupano e che domande gli possiamo fare chi è questa persona ho cercato per ogni esponente di cui ho deciso di parlare di mettere un'immagine ovviamente il dottor house sapete che lavoro fa il dottor house ovviamente sapete tutti che è praticamente lo Sherlock Holmes della medicina ma tecnicamente in che cosa è specializzato che lavoro fa è un infettivologo Okay, che cos'è l'infettivologo? È la parte, il lavoro clinico, dopo magari spieghiamo che cosa vuol dire clinico, mh, che c'entra con le malattie infettive. Quindi tutte quelle malattie che hanno una causa infettiva, okay? che si può trasmettere, quindi che ne so, l'HIV, l'epatite, l'AIDS, l'ho già detto, ehm, il SARS-CoV in un certo qual modo, perché ovviamente sono esperti di eh, trasmissione, di trattamento, di terapia, di prevenzione delle malattie. Infettive. Il dottor House ovviamente, lavora in ospedale. La seconda persona che vedete qui è ovviamente Burioni che non lavora in un ospedale, cioè, nel senso, non in un reparto, ok, quindi non è un clinico. Un clinico è, diciamo così, è una tipologia di lavoro medico che si svolge in un reparto, okay? dove c'è della gente è ricoverata, dove si fa diagnosi, dove si fa terapia, si controllano la, la situazione, eccetera, eccetera. Simile il chirurgo. Ovviamente ha un utilizzo diverso perché la terapia chirurgica utilizza solitamente degli interventi, mentre la terapia clinica no, però non è necessaria questa cosa qui. Chi è questa persona? Ovviamente il dottor Roberto Burioni, virologo. Che cos'è un virologo? Ok, qua andiamo già sul domanda complessa. Dove lavora un virologo e che cosa fa? Allora, lavora prima di tutto tendenzialmente in un laboratorio, ok? Un laboratorio nel quale studia. È un microbiologo, che okay? quindi è una specializzazione della microbiologia, studia batteri, virus, cose del genere dal punto di vista, appunto, biologico, cioè del loro comportamento, della loro attività. Come funzionano, come si replicano, come rispondono agli antibiotici, come mm, si possono sviluppare i vaccini, eccetera, eccetera. Infatti, virologi e immunologi sono spesso co collegati, correlati, o comunque lavorano insieme. Ad esempio, un microbiologo solitamente è la persona che fa. Eh, che sviluppa diciamo così i tamponi, soprattutto quelli batterici, cioè che li coltiva, ovviamente ci sono anche dei tecnici che lo fanno nel laboratorio, ma comunque che fa tutta questa cosa qui, Poi, eh, quindi sostanzialmente che cosa fa? Che domande possiamo fare al dottor Burioni? Lo vediamo dopo. La terza persona, questa era difficile da cercare, in realtà ho scelto queste tre figure professionali perché sono quelle che più si vedono in televisione, ma non sono le uniche che parlano di virus ovviamente. E in effetti qua manca una figura professionale di cui vi parlo alla fine comunque questa persona molto difficile invece da riconoscere, si chiama Dr. John Snow, si chiamava ovviamente Dr. John Snow, è un epidemiologo, forse il primo epidemiologo moderno della nostra storia, si chiama ovviamente John Snow proprio come quello che non sa niente e come quello che non sa niente il dottor John Snow un giorno si è deciso a capire eh, l'epidemia di colera di Londra dell'Ottocento, adesso non mi ricordo che anno, eh, come si stava sviluppando, quindi ha creato questa mappa della città di Londra nella quale raccoglieva i casi e raccogliendo i casi eh, di colera in questa città ha delimitato delle aree, si è accorto che all'interno di queste aree c'erano delle fontanelle, quindi ha capito che il colera arrivava proprio da quelle fontanelle e quindi diciamo dallo studio della malattia sul territorio è riuscito a risalire a diciamo, l'origine di questa malattia. Ed è quello che fa sostanzialmente l'epidemiologo. Dove lavora l'epidemiologo, anche lui non lavora in ospedale, non propriamente, lavora, diciamo, non, non in laboratorio, ma se vogliamo in laboratorio o sul territorio, nel senso che raccoglie dati, li analizza utilizzando metodi statistici. Ricava correlazioni tra malattie, fattori di rischio, fattori preventivi, azione delle, mh, diciamo, delle operazioni preventive che sono state messe in atto, eccetera, eccetera, e capisce magari quale può essere il punto d'origine, qual è il paziente zero di una determinata malattia. Quindi, il dottor Giorgio Snow che cosa fa? Studia sul territorio l'impatto di, di, di tutti i meccanismi di tutte le malattie che esistono, raccoglie i dati e da questi dati estrapola informazioni. Utili. Quindi può, diciamo che tutti e tre, magari in un certo qual modo, utilizzano i vaccini, ma con un principio diverso. L'infettivologo eh, conosce, mh, diciamo, il rischio eh, di farne un vaccino, è quello che poi potrebbe somministrarlo. Diciamo, un medico in generale lo somministra e quindi studia le reazioni avverse a questo vaccino, eh, studia a chi può essere dato, a chi non può essere dato, per quale motivo. Il virologo, eh, il microbiologo e l'immunologo in generale invece in laboratorio sviluppano questo vaccino, fanno tutti i test necessari insieme a tutte le altre figure professionali. L'epidemiologo studia invece l'effetto che questo vaccino ha sulla popolazione, cioè funziona o non funziona, eh, è meglio farlo alle persone di una certa età o di un'altra età, perché eh, dopo averlo fatto raccoglie i dati e dice sì ha funzionato o no non ha funzionato. Quindi se dovete fare una domanda eh, all'infettivologo, non chiedete. Mm, che ne so è meglio farlo a un certo tipo di, di popolazione piuttosto che un'altra perché di popolazione se ne occupa l'epidemiologo cioè è meglio chiedere a un epidemiologo allo stesso modo non lo chiedete al virologo all'epidemiologo non, non chiedete della mutazione della proteina spike perché non è il suo lavoro principale poi è ovvio che tutte queste figure conoscano l'argomento però appunto se dobbiamo fare una domanda facciamola bene ok ora che più o meno abbiamo capito quali sono i ruoli di queste tre figure professionali che spesso vediamo in televisione. Fate caso appunto se qualche giornalista ogni tanto chiede a un epidemiologo magari, ehm, che ne so, il sequenziamento genico del virus, la mutazione, ecco, non, non è il suo, fateci caso, capita molto molto spesso. C'è un'ultima figura professionale qui che non ho in verità riportato, del quale mi viene in mente un solo esempio, che è la dottoressa Roberta Villa, in questo caso, che invece è... Una giornalista, ok? Medico, giornalista. Ehm, specializzata in comunicazione della scienza, della medicina in verità. Quindi è, una, diciamo, è quella persona, quella figura professionale che riunisce un po' ehm, tutte le conoscenze e le divulga al grande pubblico. Quindi lei sa a, a che domande fare a chi, che cosa chiedere, qual è il significato delle risposte che ti vengono date e le trasmette poi alle altre persone. Quindi, se dobbiamo relazionarci con il mondo è meglio relazionarsi con lei, non con queste persone che invece, mh, cioè queste figure professionali che di base si occupano di eh, studiare o di fare clinica, ok? E non di divulgare o parlare alla stampa, o parlare al pubblico o convincere, ok? Niente, quindi queste, beh, poi c'erano altre slide successivamente, ovviamente c'era Spillover, il miglior carro armato della storia non era comunque il primo che vi ho fatto vedere, ma è questo qui, quello a destra che vedete nella slide. Parlavamo anche di mh, eh, influenza spagnola, niente, noi finiamo qui. È stato bello parlare con voi, fatemi sapere se volete saperne di più e arrivederci.